Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'ulteriore stretta sancita da alcuni comuni abruzzesi tra i più colpiti dall'impennata di contagi delle ultime ore. A Pescara, ad esempio, il sindaco Carlo Masci ieri ha firmato l'ordinanza che, tra le altre cose, vieta le attività sportive e motorie all'aria aperta. Una misura che sembra funzionare, visto che da questa mattina ciclisti e runners sono in pratica spariti dalla Riviera. A tal proposito, ascoltiamo il primo cittadino che rivela anche un particolare poco edificante avvenuto nella mattinata. La Polizia Municipale ha fermato una coppia di Castiglione e Messer Raimondo, comune che da ieri, come sappiamo, è zona rossa. L'intervista di Paolo Renzetti. Sindaco, sembra funzionare la nuova ordinanza emessa dal Comune di Pescara nella serata di ieri. Questa mattina lungo la Riviera, lungo la strada Parco, non c'era praticamente nessuno, spariti runners e ciclisti. Sì, questo mi dispiace perché purtroppo Pescara è sempre stata una città viva, ma in questo momento dobbiamo fare delle scelte difficili, scelte che pesano a tutti quanti, ma le dobbiamo necessariamente fare perché il momento non è un momento normale, è un momento particolare, dobbiamo combattere tutti quanti insieme il coronavirus e possiamo farlo soltanto con misure drastiche come quelle che stiamo prendendo, che sappiamo peseranno ad alcuni, ma era giusto così perché i cittadini di Pescara hanno capito perfettamente qual è la situazione, però alcuni irriducibili non riuscivano a capirla la situazione e quindi abbiamo dovuto impedire che ci potessero essere momenti di socializzazione anche con le corse all'aria aperta, perché quando tutti quanti decidono di correre all'aria aperta si formano sicuramente degli assembramenti che invece sono vietati per legge. D'altra parte, se tutti gli atleti italiani stanno andando in televisione a far vedere che fanno attività sportiva a casa, qualcosa vorrà pur dire. Evidentemente dobbiamo farlo anche noi e dobbiamo adeguarci. Lo facciamo e io da sindaco so di aver preso un provvedimento difficile, però era giusto farlo. Sindaco, tra l'altro ci diceva prima a microfoni spenti che la Polizia Municipale ha fermato anche due persone che provenivano da una zona rossa, da uno dei comuni in cui è stata istituita la zona rossa. Sì, questo è veramente assurdo perché questa mattina uno dei posti di blocco che noi abbiamo creato in città ha fermato una macchina con due persone dentro che provenivano da Castiglione Messer Raimondo e che erano state dal figlio e che tornavano a pescare a casa senza che nessuno le avesse fermato, oppure se qualcuno le ha fermate, evidentemente le ha fatte passare queste persone. Noi abbiamo disposto l'accompagnamento e il ritorno a Castiglione Messer Raimondo. Il medesimo provvedimento, medesima ordinanza è stata firmata a Montesilvano dal sindaco Ottavio De Martinis e con lui proprio parliamo di queste nuove misure. Lo facciamo attraverso la nostra consueta finestra nel TG. Andiamo dunque da Paolo Renzetti che ritroviamo in collegamento audio-video in diretta proprio dalla riviera di Montesilvano, una riviera che mi pare di vedere proprio deserta alle spalle di Paolo. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Grazie Andrea, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo lungo la riviera di Montesilvano, letteralmente deserta da questa mattina, da ieri sera non c'è praticamente nessuno. Abbiamo con Loris Bennato attraversato in auto oggi proprio la riviera, partendo dalla Madonnina di Pescara fino ai grandi alberghi di Montesilvano. Non siamo davvero riusciti ad incontrare uno che fosse un solo runners a camminare, a correre qui lungo la riviera. Lo hai fatto tu, lo faccio anch'io. Saluto e ringrazio il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Purtroppo dobbiamo aprire De Martinis con una notizia non bella perché ci diceva qualche istante fa è arrivato il primo decesso per coronavirus nella città di Montesilvano. Notizia purtroppo di qualche istante fa. Sì, buon pomeriggio, se di buon pomeriggio si può parlare. Poco fa ho raggiunto telefonicamente il dottor Parruti che mi ha confermato quella notizia che circolava purtroppo da questa mattina. Una nostra concittadina di 81 anni è purtroppo deceduta a causa del coronavirus. Non ce l'ha fatta, questo vuoi la tarda età, vuoi la
insomma, la difficoltà che aveva da giorni, ricoverata in ospedale. Purtroppo questa notizia rattrista, ci rattrista tantissimo e ci serve ancora più da monito affinché si possa capire quanto sia importante assumere dei comportamenti responsabili in questo periodo. Prima di prendere la linea qui da Montesilvano abbiamo ascoltato, lo hanno fatto anche i nostri telespettatori, l'intervista che ci aveva rilasciato questa mattina il sindaco di Pescara Carlo Masci. Diceva quello che in pratica abbiamo notato anche noi, stiamo notando in questo momento anche noi, cioè che questo provvedimento firmato ieri, questa ordinanza a Pescara e a Montesilvano sta funzionando, perché davvero non si vede più nessuno in giro. Non posso che essere felice di questo, lo scopo era proprio quello di ridurre al minimo i cattivi comportamenti che oggi non fanno altro che aumentare il rischio di diffusione di questo virus infame sul nostro territorio. Devo essere sincero, sul nostro territorio, a Montesilvano, da settimane i cittadini stavano dimostrando senso di responsabilità e maturità. E la stragrande maggioranza dei miei concittadini era rispettosa delle regole. È vero che però in mancanza di alcune regole come quelle che abbiamo introdotto ieri, qualcun altro si sentiva autorizzato, insomma era autorizzato a magari a fare il jogging, quando a fare la spesa su tutto il territorio di Montesilvano, e questo ci è sembrato in questo momento un assolutamente controproducente e assolutamente negativo, motivo per il quale abbiamo, in assenza di disposizioni governative, abbiamo deciso noi con un'ordinanza di restringere le misure, e qua a quanto pare queste misure sono servite, perché, come dicevi poc'anzi, Montesilvano oggi è totalmente deserta. Con la Polizia Municipale avevamo tra l'altro seguito qualche giorno fa lungo la strada statale 16 dei controlli che stava facendo la vostra polizia nel territorio comunale di Montesilvano. A tal proposito ci sono state denunce, ci sono stati problemi nelle ultime ore e negli ultimi giorni? Allora, abbiamo riscontrato qualche problema soprattutto nei più giovani, che in qualche zona della città si sono riuniti per fare la classica partita a calcio, quanto la classica chiacchierata. I vigili hanno prontamente individuato e identificato questi ragazzi e li hanno redarguiti e invitati allontanarsi e ritornare nelle proprie abitazioni. C'è qualche, purtroppo anche questo va detto, c'è anche qualche assembramento di troppo da parte di ragazzi extracomunitari, ai quali personalmente ho detto in più occasioni che non è, insomma, che tutto questo non rientra in comportamenti che in questo momento sono insomma, giusti. Anche questi sono stati identificati e sono stati allontanati. Continueremo a monitorare il territorio attraverso la nostra polizia locale, ma anche attraverso le forze dell'ordine, che ringrazio infinitamente per il lavoro svolto, e ancor più di qualche giorno fa stiamo serrando i ranghi e stiamo cercando di essere il più rigidi possibili. Sindaco, la situazione in generale è una situazione critica, lo abbiamo ascoltato ieri anche nel corso della conferenza stampa che aveva tenuto presso la sala consigliare del Comune di Pescara il Presidente della Giunta Marco Marsiglio. Soprattutto la zona del Pescarese sta registrando negli ultimi giorni i numeri peggiori, se così possiamo dire. Dunque, come diceva lei, queste ordinanze che sono state fatte servono proprio per continuare a far capire alle persone, ai cittadini, che devono cercare di stare a casa. Eh sì, come dicevo, è oggi più che mai necessario, fondamentale per il bene nostro e del prossimo, adottare tutte le misure che il momento insomma necessita. Oggi più che mai usciamo solo per motivi legati al lavoro o improcrastinabili motivi di natura personale.
familiare. Oltretutto noi abbiamo agevolato anche tutto questo perché in particolar modo per le fasce più deboli della popolazione abbiamo previsto una consegna a domicilio gratuita assolutamente di medicinali, quando di generi alimentari e quant'altro possa necessitare, e al tempo stesso abbiamo anche adottato un sistema per il quale, chiamando lo 085 4481 326, si può avere anche un supporto di natura sociale e psicologica, indispensabile in questo momento così difficile. Sindaco, prima parlavamo di questi casi che sono purtroppo nella nostra regione in crescita. A Montesilvano però, mi diceva prima, la situazione è ovviamente da tenere sotto controllo, e ci mancherebbe, come negli altri comuni della nostra regione, però i numeri non sono numeri eccessivamente alti considerando il numero di residenti a Montesilvano. Sì, questo ci fa ben sperare e speriamo di continuare così, perché se è vero che purtroppo siamo arrivati a 23 casi e quest'oggi uno di questi 23 è deceduto, è vero pure che una popolazione di 54.000 abitanti come la nostra registra in proporzione un numero abbastanza esiguo, se vogliamo, di casi positivi. Mi auguro che il trend continui a rimanere tale e mi auguro soprattutto che tutto il trend a livello regionale e nazionale possa scendere, si possa essere toccato il picco in questa settimana e dalla prossima si possa in realtà tutti quanti gioire per un percorso al contrario, che possa insomma vedere i numeri decrescere. De Martinis, la situazione è quella che è ormai già da diversi giorni, lei ovviamente non è un medico, ma anche da politico, da amministratore, soprattutto da amministratore della città di Montesilvano, state anche con la giunta, con i consiglieri comunali, facendo delle ipotesi, se così possiamo dire, su quando si potrà iniziare a vedere la luce da questo tunnel. Allora, è chiaramente difficilissimo per noi, quanto per qualsiasi altra persona, dare una data che possa essere ricondotta alla fine di questo triste periodo. Diciamo che in linea con quanto poi si sente anche a livello nazionale, noi pensiamo che in estate si possa veramente tornare a vedere la luce. Prima dell'estate io vedo con difficoltà, insomma, che si possa tornare a vivere una vita normale come quella che abbiamo vissuto fino a qualche mese fa. Andrea, se c'è qualche domanda dallo studio per il sindaco Ottavio. Il sindaco, certo. Che, qualche giorno fa è sceso in strada con il megafono, armato di megafono, proprio per invitare la cittadinanza a restare a casa, no? Se pensa di poter ripetere questo gesto, chiudiamo un pochino col sorriso, dato il momento particolarmente difficile. Certamente, diceva il collega Andrea Costantini da studio, chiudiamo anche con un sorriso. Nei giorni scorsi lei ha attraversato in lungo e in largo la città con un megafono per invitare i cittadini a restare a casa, e pronto a tornare ad utilizzare questo megafono qualora ce ne fosse bisogno. Assolutamente sì, già nel pomeriggio ho programmato un'uscita con il comandante della polizia locale, con il quale stiamo battendo il territorio in lungo e in largo e, come dicevo prima, riscontrando in realtà un grande senso di maturità da parte della popolazione. Grazie al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Dalla riviera di Montesilvano è davvero tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Grazie a Paolo Renzetti, Loris Bennato, chiaramente grazie al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Proseguiamo, questi provvedimenti sono stati presi anche da altri comuni. Il sindaco di Atri, Pier Giorgio Ferretti, ha firmato una ordinanza con ulteriori misure restrittive urgenti per il contenimento del contagio da virus Covid-19. Una decisione motivata dall'essere al confine con una zona rossa, la Valfino, e per il fatto che l'ospedale San Liberatore di Atri è stato individuato
individuato quale nosocomio Covid-19 della provincia di Teramo. In particolare nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto. È possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora e comunque nel raggio di 300 metri. È vietato circolare a piedi o con velocipedi, salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità negli esercizi commerciali. A eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile lo svolgimento delle attività commerciali previste all'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 7 e le ore 20. Il nostro territorio, commenta il sindaco Ferretti, ospita il presidio ospedaliero Covid-19 della provincia di Teramo e siamo al confine con la zona rossa della Valfino, ai cui confini è presente una nostra pattuglia della Polizia Municipale per evitare l'entrata e l'uscita dalla stessa. Alla luce di tutto questo e nell'interesse della salute pubblica ho deciso di adottare questi ulteriori provvedimenti, misure più restrittive che ci aiuteranno a uscire quanto prima da questa terribile emergenza che stiamo vivendo. Medesima ordinanza è stata firmata anche nel comune di Campli dal sindaco Federico Agostinelli. E per evitare che ludopatici e anziani escano più frequentemente di casa, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha disposto la sospensione di ogni tipo di gioco nelle tabaccherie. Stop anche a slot machine e monitor per evitare piccole aggregazioni di persone. L'ordinanza è valida fino al prossimo 3 aprile. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Da oggi a Teramo, su disposizione del sindaco Gianguido D'Alberto, non si potrà più giocare al lotto, al superenalotto e non si potranno più acquistare gratta e vinci nelle tabaccherie. Sospese cioè tutte le tipologie di gioco, almeno fino al 3 aprile, per evitare che tanti ludopatici e soprattutto gli anziani escano di casa. Si tratta di un'ulteriore misura restrittiva legata alle azioni di prevenzione del contagio da coronavirus. La disposizione del primo cittadino di Teramo prevede la sospensione di ogni tipo di gioco nelle tabaccherie, che restano però autorizzate ad effettuare le attività di vendita di tabacchi e servizi affini. Si chiede infatti anche il blocco delle slot machine e la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori. Le ragioni per le quali il sindaco D'Alberto ha deciso di emanare la disposizione sono riconducibili al fatto che le attività di gioco presenti all'interno dei tabaccai stimolano diverse persone ad allontanarsi da casa quasi quotidianamente e a formare facilmente e frequentemente piccole aggregazioni in pieno contrasto con le prescrizioni introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La decisione inoltre è rafforzata dal fatto che tali spostamenti sono connessi a futili motivi, appunto attività meramente ludiche che non corrispondono ad un interesse primario dell'individuo o a una necessità. Purtroppo ancora oggi nel centro storico di Teramo si sono visti i soliti anziani seduti sulle panchine di Piazza Martiri, piazza in prossimità di almeno 3 rivenditori di tabacchi. Il blocco al gioco dovrebbe far diminuire questa pericolosa quotidianità. Al contrario, per i titolari delle tabaccherie la capacità di mantenere ora i negozi aperti si fa economicamente insostenibile. Sempre a Teramo, nei pressi dell'ospedale, sono stati installati una tenda pneumatica a 4 archi completa di catino, grelle e riscaldamento ed un gazebo 3x3 senza laterali da utilizzare come triage ginecologico. Le attrezzature sono state montate dal personale di protezione civile di Teramo e sono state rese disponibili dopo che il COC ha dato risposta alla specifica richiesta avanzata ieri dalla ASL di Teramo. Lo stesso COC ha provveduto infatti a inoltrare la richiesta alla protezione civile regionale, la quale ha immediatamente concesso l'autorizzazione consentendo ai volontari della protezione civile afferenti al COC di recarsi nella mattinata odierna all'Aquila per ritirare l'attrezzatura. Sempre monitorata la zona della Valfino, che ormai a tutti gli effetti è diventata zona rossa, la situazione contagi per ora non ha colpito la comunità di Bisenti, ma il sindaco De Febis invita a non abbassare la guardia. In area Vestina invece primi problemi riscontrati dalla FIALS presso il nosocomio San Massimo, mentre a Pianella si piange la seconda vittima. Il servizio di Stefano Recanati.
Situazione sempre molto preoccupante in Valfino, che ormai da 2 giorni è stata dichiarata a tutti gli effetti zona rossa, visto il numero elevato di contagi accertati e la forte preoccupazione che questi numeri siano destinati a salire. In collegamento Skype, il sindaco di Bisenti, Enzino De Febis, conferma come nessun caso di positività è stato attualmente riscontrato sul suo comune, ma invita tutti a non abbassare la guardia per nessun motivo. La situazione, anzi, adesso forse è il momento peggiore, perché l'ordinanza è stata mandata ieri e ancora non si capisce bene come debba funzionare. Abbiamo seri problemi perché stanno chiudendo le strade come deve essere, e tra parentesi adesso le forze dell'ordine fermano pure i camion che approvvigionano i nostri supermercati, quindi non vorrei che da una cosa fatta per bloccare un virus blocchiamo e facciamo morire di fame la gente. Per quanto riguarda la filiera agroalimentare, è sicuro che la gente si possa, che i camion si possano spostare e possano rifornire i supermercati. Dobbiamo chiarire questo con le forze dell'ordine. Come la situazione è andata nel suo comune, come l'hanno presa anche i vostri concittadini? I concittadini forse aspettavano, anche se irresponsabilmente, perché continuano a muoversi, quindi vuol dire che non hanno capito bene quello che sta succedendo. Nella nostra comunità noi diciamo che siamo i fortunati, siamo l'isola fortunata all'interno della vallata, perché noi non abbiamo casi positivi al momento, ringraziando il Padre Eterno, speriamo di potersi mantenere in questo modo e andiamo avanti. Passerà tanto tempo per colpa nostra, perché se non riusciamo a capire che dobbiamo stare fermi a casa, noi propagheremo il virus in ogni luogo e non ne veniamo fuori. È importante restare a casa. Non riusciamo a capire che se noi ci fermiamo, si ferma pure il virus. Se non ci fermiamo, il virus continuerà a transitare da tutte le parti. Dal San Massimo di Penne arriva una nuova denuncia da parte della Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, la quale parla di condizioni di lavoro ad alto rischio per quanto riguarda il personale impiegato nel reparto dedicato ai malati Covid-19. È da una settimana che stiamo cercando di contattare la Direzione Generale di Pescara per prendere provvedimenti, ma in particolare voglio soffermare su alcune cose essenziali. Noi abbiamo 3 medici in malattia, il primario in malattia, sono rimasti in servizio 3 medici ai primi incarichi. Per carità, sono dei bravissimi ragazzi e tutto, ma non hanno esperienza in questo campo di infettologia. Appena c'è bisogno di un vettologo, almeno che viene una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, c'è bisogno di un pneumologo, perché il coronavirus è purtroppo è di materia di insufficienza respiratoria, cioè ci vuole il vettologo, ci vuole il pneumologo, senza di questi io non riesco a capire come posso andare avanti. Anche il personale è disperato, mancanza di personale, lo stiamo dicendo tantissimo tempo, gli spogliatoi, la stanza filtro per andare qua, gli infermieri, gli OS non ce l'hanno. Per come spogliatoi ci hanno uno studio di un medico andato in pensione, dove ti cambi e vai dentro al reparto. Questo non è possibile, mettiamo il personale a rischio, mettiamo i pazienti a rischio, perché non c'è un pneumologo, non c'è un infettuologo, cioè io non riesco a capire che modi sono di gestire un reparto in questa maniera. Penne non è una popolazione di serie B, lo devono capire una volta per tutte queste cose, perché non è possibile che si dimenticano sempre di Penne. È arrivato il direttore sanitario facente funzione, il dottor Del Duca, è venuto qualche giorno, non si vede più, oppure viene, vabbè che è successo, molto generico su queste problematiche. A Penne ci sono dei professionisti, molti sanitari hanno avuto anche la possibilità dell'infezione, quindi io non riesco a capire questo modo di comportarsi nei confronti degli operatori dell'ospedale di Penne. È una cosa ingiustificata, indegna e vergognosa. Intanto, nella serata di ieri, la comunità di Pianella è stata scossa dalla notizia del secondo decesso per coronavirus. La vittima, una giovane donna di 44 anni, che pare non avesse nessuna patologia grave pregressa. Purtroppo, nella tarda serata di ieri, ci è stato comunicato il decesso della donna di 44 anni che si trovava già ricoverata e che purtroppo non ce l'ha fatta. Ci sono altri 2 casi di positività sul nostro territorio, sono 2 casi che non hanno alcun collegamento tra di loro, e un uomo di 73 anni e un altro uomo di 54, ovviamente
Abbiamo attivato tutte le procedure di avvertimento alle famiglie, sono state avviate le attività per l'assistenza in regime di quarantena e la situazione è gestita secondo i protocolli ordinari. Alcune aziende abruzzesi hanno deciso di riconvertire la propria produzione iniziando a fabbricare mascherine, il dispositivo di protezione individuale è sempre più difficile da reperire. Tra queste aziende ve n'è una di Alba Adriatica e un'altra di Oricola. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Le mascherine anticontagio scarseggiano e l'Italia non ne produce a sufficienza, spesso dovendo attendere i mercati esteri. Il Veneto ha iniziato a fabbricarne un modello usa e getta, ma pare che il prodotto non abbia alcuna efficacia. Nella conferenza stampa di ieri il presidente abruzzese Marco Marsilio ha affermato che per sopperire alla mancanza di materiali occorre riconvertire le aziende. La Wimpac SRL di Alba Adriatica, che normalmente produce sacchetti di tessuto, da qualche giorno produce circa 1000 mascherine al giorno, anticipando la politica così di propria iniziativa. Noi abbiamo anticipato per esigenza, inizialmente personale, diciamo aziendale, poi vedendo in giro che effettivamente è una vergogna che in Italia non ci siano le mascherine. Quando la manifattura italiana è al top, quindi abbiamo deciso di farlo perché è un prodotto molto semplice, semplicissimo rispetto a quello che facciamo noi in genere. Si tratta di due tipi di mascherina in doppio strato di cotone ecologico. Secondo il produttore sono lavabili e resistenti, quindi a differenza di quelle usa e getta comportano un risparmio economico e soprattutto hanno un minore impatto ambientale. Le mascherine sono poi distribuite a costo di produzione, senza alcun guadagno. Noi inizialmente abbiamo pensato di farlo per il nostro territorio, quindi Val di Brada, zona Teramo, Ascoli. Ovviamente siamo in contatto con qualche struttura per la distribuzione, perché sennò dovremmo noi stessi andare in giro a consegnarle, cosa che è molto difficile. Possiamo farlo solo noi perché le persone non si possono muovere da casa, quindi dobbiamo esporci noi. Lo facciamo, però se ci fossero dei gruppi d'acquisto, magari delle strutture dove appoggiare, almeno lì si potrebbe distribuire meglio. Adesso andiamo via mail per i bisogni di persone individuali che stanno a casa, stiamo facendo delle consegne noi personalmente. La burocrazia però pare rallentare la riconversione delle aziende. Seppur non siano mascherine sanitarie, l'azienda di Alba Adriatica ha contattato l'Istituto Superiore di Sanità per avere il via libera, ma finora non è giunta alcuna risposta. Abbiamo già scritto, abbiamo mandato la scheda tecnica del prodotto e del tessuto per avere una preautorizzazione comunque, nel senso non vogliamo fare niente di abusivo e fare tutto in regola, ancora ci devono rispondere. In Abruzzo non solo la Wimpac ha deciso di riconvertire la propria produzione per fabbricare dispositivi di protezione individuale. Ad Oricola, nell'Aquilano, dalle prestigiose camicie e la mura vengono ricavate circa 2000 mascherine al giorno che vengono poi distribuite in tutto il centro Italia. Si è conclusa nel segno della solidarietà reciproca la collaborazione tra la ASL di Lanciano Vasto Chieti e l'azienda sanitaria regionale del Molise con la riapertura dell'ospedale di Termoli, la cui attività era stata sospesa temporaneamente per casi di contagio da coronavirus. Viene meno la necessità di inviare nei presidi della provincia di Chieti le urgenze no Covid, a cui per tutto il periodo ha fatto fronte soprattutto l'ospedale di Vasto. L'ASRM ha ricambiato la disponibilità dei colleghi abruzzesi mettendo a disposizione un ventilatore polmonare collocato nell'area Covid della Santissima Annunziata. Desidero ringraziare caldamente il personale dell'ospedale di Vasto, tiene a sottolineare il direttore generale Thomas Schell, che in tutto questo periodo si è fatto carico di un impegno aggiuntivo con grande professionalità e spirito di servizio. È solo grazie a questa qualità che abbiamo potuto accogliere la richiesta di aiuto dell'ASREM e sostenere i colleghi del vicino Molise in un momento di difficoltà. Così come ringrazio questi ultimi per averci fornito un ventilatore assai prezioso per l'attività assistenziale in questa situazione così complicata per tutti. Preoccupazioni da parte delle famiglie con bambini disabili in casa. Con l'emergenza coronavirus che ha ridotto assistenza e servizi, arriva da Rocca San Giovanni il grido disperato di un padre che rivendica i propri diritti. Vediamo.
Emergenza sanitaria epocale, il coronavirus è nemico da sconfiggere, ma si può morire anche di altro. A lanciare il grido d'allarme Simone Di Tola di Rocca San Giovanni, padre della piccola Francesca, bimba autistica in sindrome di Rett. Per via del coronavirus è stata costretta a non poter più usufruire dei servizi di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale di Chieti, dove grazie all'idrochinesi e ad altre tecniche stava migliorando la sua scoliosi, con la conseguente riduzione dell'iperventilazione e il miglioramento della sua capacità motoria. Ad oggi la piccola Francesca ha crisi epilettiche, non parla, la sua riabilitazione è stata interrotta. Eppure sul sito del Ministero della Sanità, denuncia il padre, si parla di assistenza per i disabili, anche scolastica, ma come sempre non è stata attivata. Le famiglie con disabili sono dunque disperate. Io ho lanciato un appello al comune di Rocca San Giovanni affinché mia figlia non possa regredire, perché si può morire di coronavirus ma anche di altro, e la situazione è grave per noi famiglie con disabilità, e io lo posso dire apertamente, avendo 4 figlie con una disabilità in casa e con mia figlia Francesca. Quindi questo è il momento per noi famiglie con disabilità, che ci troviamo in uno stato di disperazione, di chiedere e soprattutto di pretendere dei diritti che noi abbiamo, tra cui una di queste è l'assistenza scolastica domiciliare, che il comune di Rocca San Giovanni dovrebbe attivare anche subito, dato i decreti del presidente della presidenza del consiglio. Quindi abbiamo la necessità, il bisogno che questo appello non vada inascoltato. Per adesso nulla, in quanto ho provato a chiedere ai diversi operatori che se ne interessano, del comune e della scuola eccetera, ma nulla si è mosso. Io chiedo anche la possibilità in questo intervento della ASL per poter ottenere un fisioterapista che possa non far regredire la scoliosi di mia figlia, ma questo è uno dei punti, ma avrebbe bisogno di una terapia globale, Francesca, e questo noi l'abbiamo ottenuto attraverso una sentenza di un tribunale, e grazie a questo ringrazio pubblicamente l'Autismo Onus, Associazione Autismo Onus, che ci ha permesso a noi famiglie di effettuare questa cosa insieme a diverse persone, che ci hanno permesso di ottenere questa terapia globale domiciliare a casa, ma che ancora se ne vede l'orizzonte, in quanto è aggrappato a una firma di un burocrate, come sempre. Walter Barlafante è un abruzzese in Inghilterra, vive ormai da diversi anni a Londra e ci ha raccontato le sue esperienze d'oltremanica in questa emergenza sanitaria. Ecco la sua testimonianza, vediamo. Ci sentiamo molto di più al telefono, a parte il conforto ci rendiamo disponibili l'uno all'altro nel caso di bisogno. Poi per quanto riguarda, ed è una cosa buona diciamo, per quanto riguarda la società inglese, ultimamente, negli ultimi, posso veramente dire, tre giorni, si sta prendendo coscienza del pericolo che può essere veramente grave qui, di non riuscire ad affrontare l'emergenza. Il fatto è che prima il governo ha adottato una politica del quello che si chiama, si dice, spreading the peak, pensavano di avere una curva molto più ampia e quindi di non avere il picco che si è avuto in Italia. Pensare che ci sono 3 milioni e 200 mila persone che tutti i giorni prendono la metropolitana a Londra per andare a lavorare. Questo è successo fino a qualche giorno fa. Adesso cominciano, da stamattina stavo seguendo le ultime news. Si parla di requisire ospedali da parte del governo, ci sono 10.000 soldati sparsi per il Regno Unito. Al momento riassicurano anche che non ci sono motivi per i quali bisogna andare al supermercato e comprare, diciamo, comprare in maniera smodata. Però le persone non sono abituate, hanno visto finora affacciate dal balcone, dalla TV, diciamo, hanno visto quello che succedeva in Italia, però hanno sempre pensato che qui non potesse essere la stessa cosa. Io comunque mi sono messo in autoquarantena, diciamo, da ben prima che tutto ciò accadesse, perché seguo le notizie in Italia e quindi sto vivendo un po'
rivivendo un po' questo dramma adesso qui in Inghilterra. Però quello che è successo a cinesi in Italia, quassù non è successo, o perlomeno c'è stato poco tempo per potersi permettere di essere così, perché dalla notizia, dalla diffusione del virus all'emergenza c'è passato poco tempo. In Italia abbiamo avuto più tempo per, diciamo, assimilare, per abituarci all'idea dell'emergenza. Chiudiamo con un'ultima notizia. La ASL di Pescara, a causa emergenza Covid-19, ha indetto un avviso pubblico per manifestazione di interesse per medici specialisti, medici specializzandi e medici laureati disponibili a prestare attività clinico-assistenziale. È possibile scaricare il bando e il modello di domanda sul sito web dell'ASL di Pescara, www.ausl.pe.it, sezione concorsi, avviso di avviamento e selezione pubblica, con scadenza 31/12/2020. E con questa ultima notizia chiudiamo il telegiornale. Tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.